Posso dire che mi sono laureata per fare la falegnama. Mi chiamo Annalisa, ho 26 anni e nella vita sono un'artigiana. Il mio lavoro principalmente consiste nel recupero di legname con il quale realizzo oggettistica in legno dal tagliere al portachiavi, a bomboniere, ad orologi e successivamente li pirografo appunto con questa tecnica della pirografia che consiste nel bruciare il legno con una penna incandescente. Sono nata e cresciuta tra le montagne, sulle Prealpi Orobie. La montagna mi ha sempre un po' chiamata a sé. Ho vissuto in città, ma proprio all'estero ho capito che la valle dove abito mi piace vivere in questa valle, svegliarmi con il canto degli uccellini e l'odore della neve in inverno. E quindi è un posto che penso che non abbandonerò mai, perché comunque è casa. Dove altro posso andare? Prima di dedicarmi a questa attività, ho fatto un po' di cose. Finita la maturità, sono stata un anno in Inghilterra a lavorare come cameriera. Una volta rientrata in Italia, ho deciso di incominciare l'università. Ho studiato lingue e letterature straniere. Mi sono laureata 2 anni fa, nel luglio del 2020. Alla fine la vita ha scelto qualcos'altro per me. Devo dire che mi è sempre più piaciuto lavorare rispetto che studiare. Non mi ci vedevo in un ufficio e casualmente è nata questa passione appunto per il legno che è diventata poi un lavoro a tutti gli effetti. In occasione della laurea di una mia amica, ho deciso di regalarle qualcosa di più personale fatto da me. Quello fu il mio primo tagliere in legno di ciliegio che era stato ricavato da una vecchia asse di un pavimento. Da lì iniziai appunto a prendere questa cosa un po' più seriamente, realizzando su commissione e in un secondo momento decisi di aprire partita IVA e dopo la laurea in lingue ho intrapreso questa strada che oggi appunto è diventato un lavoro. Per fare i miei lavori recupero il legname in diversi punti. Il primo fra tutti è il campeggio del mio compagno, dove riusciamo a recuperare tronchi, piante morte che tagliano loro oppure ci portano boscaioli. Sempre in campeggio riesco a recuperare pezzi di legno, scarti, che derivano dalla produzione di casette o dallo smantellamento di bungalow in legno. Un altro mio grande fornitore invece è il bosco, dove vado spesso con il mio cane e riesco appunto a recuperare rami che utilizzo per i lavori più piccoli, come ad esempio portachiavi o portacandele, portafede, eccetera. I legni che prediligo sono essenzialmente appunto legni che riesco a recuperare nella zona, come ad esempio il ciliegio, il faggio, il cedro, la betulla, l'abete. Ed è per questo che nel momento in cui mi viene chiesta una particolare commissione con un particolare tipo di legno, come può essere l'ulivo, spesso e volentieri mi capita di declinare la richiesta proprio perché non riesco a reperire quel tipo di legname nella mia zona. La tematica della deforestazione insieme a quella della sostenibilità mi sta particolarmente a cuore ed è per questo che ho deciso di reperire il legname di recupero da me per non contribuire all'abbattimento dei polmoni del nostro pianeta. Ho sempre disegnato, sì, nella mia vita, mi è sempre piaciuto comunque farlo come passatempo, come hobby, come fonte di rilassamento, però
Devo dire che comunque parto da una buona base, perché nella mia famiglia siamo un po' tutti artisti creativi, abbiamo questo estro creativo. Ho iniziato a pirografare circa 2 anni fa. Ero stata ad un mercatino estivo dove avevo visto questa ragazza che pirografava. E avevo deciso di acquistare un pirografo. Fino ad allora non sapevo in realtà in cosa consisteva questa tecnica. La natura è la mia musa ispiratrice, infatti in quasi tutti i miei lavori inserisco elementi naturali o comunque appunto riferiti all'ambiente, alla sostenibilità, agli animali. Il più delle volte mi vengono fornite delle tracce dai clienti, altre invece mi vengono date vere e proprie fotografie che riproduco poi in un secondo momento su legno. Non sono mai stata una persona troppo ambiziosa, mi è sempre piaciuto vivere la vita così come veniva, godendosi il percorso. Il mio sogno sarebbe quello di continuare a fare quello che mi piace, magari, perché no, scrivere un libro per ispirare la gente sul fare quello che ci piace, sul non seguire i canoni che questa società ci impone, ma avere la libertà di prendere le proprie decisioni e di appunto seguire il flusso che arriva casualmente nella nostra vita, ma forse arriva proprio per uno scopo vero e proprio. E questo appunto sarebbe un po' seguire la propria felicità.